Quando Francesco Persico va in America, siamo alla fine di febbraio e il mondo è ancora un posto in cui si può circolare liberamente. Francesco ha 33 anni ed è il vice sindaco di un paese vicino a Bergamo. Di mestiere fa l'elettricista per un'azienda che deve sistemare un grattacielo a New York. Si sente in buona forma ed è anche eccitato all'idea, no? Ma dopo alcuni giorni che sta in albergo avverte un malessere addosso che non ha mai provato prima. E ancora oggi, quando lo racconta, i ricordi gli sembrano confusi. C'è lui che si guarda nello specchio del bagno dell'albergo, ha gli occhi rossi come se avesse pianto o litigato, la testa pesante, il respiro ancora di più, che gli si inciampa corto tra i denti. Gli fa male il petto, i colleghi lo soccorrono, il medico dell'albergo intuisce che potrebbe essere quello strano contagio di cui si sa ancora molto poco, ma di cui si comincia a parlare, quella roba che arriva dalla Cina, perciò si rifiuta di intervenire e chiama il 911. L'immagine successiva è quella di due infermieri che lo caricano su un'ambulanza. Il tragitto per l'ospedale è molto breve dall'albergo. Francesco, sdraiato dentro l'ambulanza, conta tre curve, meno di un chilometro. Si rende conto che gli infermieri sono molto preoccupati perché lo lasciano lì su una barella, fino a quando non arrivano dei dottori bardati come degli astronauti, un'immagine destinata a diventare, ahimè, usuale molto presto, e lo portano in un reparto vuoto, c'è soltanto lui, perché più tardi gli diranno che è stato proprio lui, Francesco Persico da Bergamo, il primo paziente di Covid dell'ospedale del Mount Sinai West di New York. Le cure sono buone, c'è persino un traduttore italiano sempre collegato online, invece il cibo, siamo in America, fa abbastanza schifo, hamburger e tomato in terapia intensiva a New York. Robaccia che il suo stomaco si rifiuta di ingerire, infatti in 20 giorni di degenza Francesco perde 9 kg. Ma più del cibo è un altro il pensiero che ancora adesso lo ossessiona, perché è la prima domanda che gli ha rivolto il medico quando lo stava intubando. Voi penserete, gli avrà chiesto come si sente, oppure vuole che avvisiamo qualcuno a casa? No. Gli ha detto, ma lei è in grado di pagare? Francesco risponde di sì, per fortuna, perché sa che l'azienda che lo ha mandato lì ha assicurato lui e i suoi colleghi, ma quando lo dimettono vuole togliersi un po' la curiosità e chiede di vedere la parcella del ricovero che è stata mandata all'assicurazione. $100,000, $8,000 al giorno per la terapia intensiva, senza neanche che gli facciano un tampone al momento di lasciarlo andare via. Ed è un denaro che Francesco avrebbe dovuto pagare di tasca sua se, come sarebbe successo di lì a pochi giorni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse già dichiarato allora la pandemia globale che ha praticamente liberato le assicurazioni dall'obbligo di indennizzo. Francesco torna in Italia, si chiude in quarantena con il suo cane Simba e finalmente alla fine di aprile riabbraccia la moglie e sua figlia Martina, che appena li vede corre prima ad abbracciare il cane. La settimana successiva l'assicurazione manda in visione a Francesco anche il costo dell'ambulanza che gli ha fatto fare quelle tre famose curve, $2,500 per fare un chilometro. Totale dell'esperienza Covid di Francesco a New York, $102,500. E l'America, bellezza, potremmo dire, no? In queste ore in cui i contagi stanno tornando a salire pericolosamente e i nostri ospedali ricominciano ad essere sotto pressione, mi è venuta voglia di raccontare la storia di questo primo ricoverato Covid, tra l'altro italiano, del Mount Sinai West Hospital di New York, ai nostri medici e ai nostri infermieri, trattati come eroi fino a pochi mesi fa e già dimenticati insieme ai loro stipendi di serie B. Ma ho voluto raccontarla anche a noi, che ci facciamo assistere da un sistema sanitario che a volte è discutibile, che è certamente migliorabile, ma che però è gratuito e di livello internazionale. Quindi, parafrasando la famosa battuta di Winston Churchill sulla democrazia, consentitemi di dire che il sistema sanitario italiano e in genere europeo è il peggiore che esista al mondo, eccettuati tutti gli altri. Buonasera. Veronica. Salutiamo, grazie.